Ciao ragazzi, sono Danilo. Oggi ci aspetta una splendida avventura tra le montagne della Val d'Ayas, nel cuore della Valle d'Aosta. Saliremo ai mitici laghi di Estul, in pieno inverno, tra neve, vento e gelo. Ad attenderci un ambiente spettacolare, lontano da tutte e da tutti. Il punto di partenza della nostra ciascolata è Estul, frazione di Brusson, incastonata tra le vette della Val d'Ayas. Da qui seguiamo i sentieri 6A e 6B, che ci condurranno agli splendidi laghi di Estul. Arrivati sulla strada sterrata, la attraversiamo per proseguire dritti. In questo primo tratto di percorso la neve non è molto alta, ma con un po' di pazienza verremo ricompensati. Saliamo dolcemente nel bosco, fino a quota 2150 metri, dove i larici lasciano spazio a vaste praterie innevate e da dove, superati alcuni piccoli ruscelli, ci addentriamo nel selvaggio vallone, alla cui testata si trovano i due splendidi laghi e Punta Valnera. Pian piano che saliamo, il vento e il gelo iniziano a farsi sentire, man mano sempre più forti. Saliamo seguendo il tracciato del sentiero estivo, restando meravigliati dallo splendido panorama e dall'autenticità del vallone. Giunti nei pressi di un pianoro, che in estate ospita un ameno stagno, indossiamo le ciaspole, indispensabili per procedere nella neve alta, dove, non avendoci preceduto nessuno, non è ancora presente la traccia. Giunti nei pressi di un grande pianoro, lo attraversiamo puntando ad un grande ometto collocato alla fine di esso sulla destra, e da lì pieghiamo verso sinistra, per affrontare la salita finale, senza percorso obbligato, che ci porterà al primo dei due laghi di Estul. Ed eccomi arrivato al primo lago di Estul, completamente sepolto dalla neve. Da qui proseguiamo qualche metro e dopo pochi minuti la vista si apre sul secondo dei due laghi, più vasto e sferzato da un vento gelido. Ci fermiamo qualche minuto a contemplare il paesaggio, con sullo sfondo la splendida Punta Valnera, e ne approfittiamo per scendere sulle rive del lago, non capendo esattamente quale sia il confine tra la terra e le acque, coperte da uno spesso strato di ghiaccio e di neve. Ci rimettiamo quindi in cammino per scendere di qualche metro, alla ricerca di un luogo riparato dove poterci rifocillare. Scendendo la neve si fa via via più bassa e possiamo togliere le ciaspole ed affrontare l'ultima parte del percorso in scarponi, fino a tornare ad Estul, soddisfatti di questa splendida avventura tra le montagne della Val d'Ayas. Se hai dei dubbi sull'itinerario, scrivimi in chat e mi raccomando, se non vuoi perderti le prossime avventure, iscriviti al canale. Ci vediamo alla prossima, ciao ciao!